Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Vildan tenta di togliere la vita a Zeynep. Non passa molto tempo prima che Vildan scopra l'identità del responsabile dell'omicidio di Ozan. Infatti, cercando tra gli oggetti della figlia Nian, Vildan trova la lettera che Zeynep le ha lasciato in cui ammette di aver assassinato il suo fratello gemello. Furibonda, Vildan decide di rispettare la promessa fatta secondo cui avrebbe tolto la vita a chiunque avesse assassinato suo figlio. Vildan, quindi, incontra Zeynep e la minaccia con una pistola, mentre Nian cerca in tutti i modi di calmare la madre, dicendole che la ragazza è incinta e che non può farle del male. Nian prova ad afferrare la pistola che la madre ha in mano, ma la donna fa esplodere un colpo che c'entra Zeynep. La ragazza cade a terra e viene soccorsa da Kemal, che si trovava sul posto proprio per proteggere la sorella. Le condizioni di Zeynep sembrano essere disperate e la giovane viene trasportata d'urgenza in ospedale, ma fortunatamente i medici le danno delle possibilità e dicono che si potrà salvare. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Vildan spara a Zeynep. Endless Love prosegue e, nel corso delle puntate turche, i telespettatori assisteranno ad una graduale follia da parte di Vildan. La donna, infatti, scoprirà chi è stato a togliere la vita a suo figlio Ozan, ossia Zeynep. Fuori di sé, aggredirà la ragazza e finirà per spararle un colpo di pistola che metterà a rischio la sua vita. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Vildan scopre la verità sulla morte di Ozan. Endless Love prosegue e, nel corso delle puntate turche della seconda stagione, al centro dell'attenzione ci sarà il drammatico omicidio di Ozan. Tutto ha inizio quando il ragazzo scopre che Zeynep ha sempre avuto una relazione clandestina con Emir. Ricoverato in ospedale per un avvelenamento, Ozan dice a Zeynep che fra poco tutti sapranno della loro storia d'amore. Zeynep, spaventata all'idea che succeda questo, aggredisce Ozan e lo soffoca, togliendogli la vita. Tariq entra proprio in quei momenti e, seppur sconvolto dalla scena, decide di aiutare la sorella inscenando un suicidio. Effettivamente, all'inizio, la polizia archivia le indagini ritenendo che si sia trattato di un suicidio, ma grazie all'insistenza di Nian e Kemal la polizia decide di cominciare ad indagare per omicidio. Dopo qualche tempo, un commissario si reca a casa di Nian, dove c'è anche Vildan, la quale ormai dopo la morte di Ozan e successivamente di Onder, è caduta in uno stato di alterazione mentale ed è costretta a prendere gli psicofarmaci per vivere. Vildan, in questo modo, scopre che la polizia ha riaperto le indagini e pensa che quello di Ozan sia stato un omicidio. Vildan intima a Nian di dirle l'identità del responsabile, ma temendo che accada qualcosa di grave, Nian nega di saperlo. Vildan però è determinata a scoprire la verità. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate questo gesto da parte di Vildan e secondo voi cosa succederà alla donna adesso? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.